La grande bellezza salvata proprio qui al Castello di Poppi, che assieme alla Monastero di Camaldoli a Villa Bocci di Soci divenne tra il 1940 e il 1944 una straordinaria roccaforte di protezione per le opere d'arte. Arrivarono proprio qui al Castello di Poppi, in questa sala dove è stata allestita la mostra, capolavori come il Tondo Doni, come la Nascita di Venere, come le opere di Leonardo. Oggi il castello ospita prestiti delle gallerie degli Uffizi e le immagini più importanti dei dipinti e delle sculture messe al sicuro durante la Seconda Guerra Mondiale. La mostra Michelangelo Rapito, capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino, visitabile sino al prossimo 18 gennaio, rientra nel programma degli Uffizi diffusi. In un percorso storico-artistico con delle foto suggestive bellissime che provengono dal gabinetto fotografico degli Uffizi, documenti originali dei registri d'arrivo, delle opere. Dagli Uffizi è arrivato il ritratto di Giovanni II Bentivoglio di Lorenzo Costa e la copia in gesso del Fauno perduto di Michelangelo, una delle protagoniste più misteriose ed affascinanti della mostra. E fu trafugata probabilmente insieme alle altre casse nell'agosto del 44, dove è andata ancora non si sa, è un mistero. Da quel giorno sono diventato per molti un'ossessione, emblema di ogni opera da ritrovare. Nell'assenza e incessante ricerca ho trovato la mia consacrazione. A completare il percorso espositivo una mostra immersiva. Permettono un'esperienza incredibile nella storia di questi capolavori che sono stati gli emblemi del Rinascimento, ma che di fatto hanno avuto una storia incredibile anche durante la Seconda Guerra Mondiale.